Poi il contadino lo prende per accompagnarlo fuori, sto prete si ferma e fa: che bel pollaio che avete, quante galline, fanno molte uova? Ciao, molte galline fanno molte uova. E le vendete tutte, ve le rimangono? Vuole un po' di uova da portare a casa? Ma mi farebbe piacere, dammi, si figura, gli fa un sacchettino di uova, tenga pure padre, grazie. Oh, avete anche i capponi, i capponi grassi, fanno voglia. Mia mamma mi faceva sempre il brodo di capsì, ho capito, le do anche un cappone, dai, gli lega questo cappone, glielo dà, poi prova a portarlo via, questo prete si inchioda ancora, fa, scusi, vedo delle botti, fate anche il vino? Sì, abbiamo i vigneti, facciamo anche il vino, sarei curioso di assaggiare il vino del contadino, ma due dita per gradire proprio. Vengamo con me in cantina, chiama sua moglie, fa, Maria dammi una scodella e un cucchiaio, voilà. La moglie arriva con questa roba, il contadino versa il vino nella scodella, poi dà il cucchiaio al prete, questo prete assaggia, buono il suo vino, mi piace, gradevolissimo, allora... E prende una bottiglia e se la beve a casa. Grazie mille, finalmente se ne va. E la moglie gli dice, ma perché gli hai dato il vino col cucchiaio? Fa, perché se gli davano il bicchiere, quando beveva, vedeva anche i salami.